Sistemare altrove i calciatori in esubero e fuori dal progetto tecnico è il caso dei vari Vacca, Vutai, Auger e Nobile per dare poi l'accelerata al mercato in entrata. Sembra essere questo il percorso tracciato dal club rossonero in chiave mercato. Ieri a Bastia Umbra ha fatto il suo arrivo il direttore sportivo Emanuele Belviso, accompagnato dal direttore generale rossonero Vincenzo Milillo. Proprio col direttore sportivo abbiamo fatto il punto della situazione partendo da un commento sui calendari e sul cammino dei rossoneri. Calendario quello lì, insomma ci sono i sorteggi, la prima è Taranto, è sempre un derby, ma quando parti potremmo trovare l'Avellino, qualsiasi squadra, stiamo dentro e siamo il Foggia e ce la giochiamo con tutti. Inevitabile col DS soffermarsi sul mercato del Foggia, giovani, ma non solo, perché a sentire Belviso i colpi arriveranno. Siamo partiti in ritardo, cantiere ancora aperto. Abbiamo bisogno di prendere ancora dei calciatori in qualche ruolo, sapete bene, abbiamo bisogno di prendere due centrali difensivi, abbiamo bisogno di prendere ancora qualche esterno, stiamo cercando di allestire una squadra in base all'equilibrio di squadra. Sapete bene che non è mica facile, anche perché dobbiamo prendere anche dei profili abbastanza importanti, dei profili giusti per il Foggia. Con l'inserimento dei giovani adesso bisogna prendere dei profili giusti. Per la difesa circola con insistenza il nome di Gatti in uscita dal Catanzaro. Il Foggia ha in mente di riportare allo Zaccheria anche Ivan Kontek. Belviso non ne smentisce. Guarda, noi stiamo contattando tutti, abbiamo contattato Gatti, abbiamo sentito anche Kontek, abbiamo sentito tanti di quei centrali difensivi, però poi sai, si valuta bene con l'allenatore in base al modulo, in base all'equilibrio del giocatore, perché poi alla fine ogni allenatore cerca un calciatore con un ruolo diverso come centrale. Quello più veloce, quello diciamo più tattico, devi cercare di portare il meglio possibile a un allenatore. Sulle possibili uscite di alcuni pezzi pregiati, leggi alla voce Frigerio, ancora assente in Umbria ai Garattoni, Belviso fa chiarezza. Frigerio a più presto si dovrebbe aggregare, ma attualmente sia Frigerio che Garattoni sono due calciatori del Foggia, non ci sono state proposte. Diciamo che fanno il caso Foggia, e allora noi non abbiamo necessità di vendere. Se arrivano delle proposte importanti in base ai due calciatori, allora si valuta la situazione. Ma attualmente, per quello che si dice che sentivo e che leggevo, non c'è stata una proposta concreta sia da parte di Frigerio che quella di Garattoni. Il direttore sportivo rossonero chiude poi presentando quei calciatori che fin qui compongono la casella degli arrivi. Abbiamo fatto inserimenti di giovani importanti, come ben sapete, insomma, l'avete vista la prima partita, Jacopo Martini dall'Inter che era aggregato alla prima squadra. Romano era un giocatore che ha avuto il Mista d'Andria e della Lazio, Rossi dell'Empoli, tutta gente che poi ha giocato anche in Lega Pro, chi ha giocato ad Andria, chi ha giocato a San Donato a Vernele, giovani che sono aggregati alla prima squadra, che erano in ritiro con l'Inter. Insomma, stiamo cercando di mettere giovani importanti in un contesto importante come quello del Foggia.